Vuoi sapere come sono riuscito ad asciugarmi i capelli qui? Resta con me e ti spiego come ho fatto. Dica. Ovviamente ragazzi la mia era una provocazione, ma è comunque una cosa fattibile. Sì, perché nel video di oggi vi vado a parlare di questo impianto fotovoltaico, perché praticamente è proprio quello, ed è anche tascabile, perché è composto da due semplici componenti, ma al tempo stesso molto efficaci. Abbiamo dei pannelli solari da 60 watt, se non ricordo male, ed un power bank con un inverter integrato che ha diverse chicche. Restate con me e ve ne parlo meglio. Voi nel frattempo non vi dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno ogni settimana o quasi. Per voi è gratuito e per me sarà di grande aiuto se lo farete. Grazie, grazie, grazie anticipatamente. Allora ragazzi, ve lo mostro immediatamente. Quello che avete visto all'inizio del video è il power bank e ve ne parlo tra un attimo, perché è tutto contenuto qui in questa valigetta, che non è altro che il pannello solare stesso, perché è pieghevole e come vedete lo potete andare a spiegare in qualsiasi momento e andarlo a posizionare un po' dappertutto. L'importante ovviamente è sempre tenere un'inclinazione tra i 25 e i 35 gradi e dirigerlo verso sud. Ma se non siete esperti è davvero molto semplice, perché grazie al power bank con il display integrato potrete andarlo a direzionare, a posizionare al meglio, andando a vedere l'energia che riesce ad incamerare. Quindi a seconda della posizione avremo più o meno energia. Ovviamente dovete tutte le varie accortezze, tra cui un posizionamento corretto senza zone d'ombra, senza intrarci avanti, ed è il metodo migliore per andare a preservare la salute dei pannelli. Comunque, oltre a poterlo stendere o a metterlo come ho fatto io sulla sdraio o a terra nel giardino o in montagna, avete la possibilità di andarlo anche ad agganciare magari al veicolo che avete, quindi all'auto o magari anche alla moto, chissà. Grazie a questi gancetti potete andarlo ad ancorare magari anche ad un albero, mi vengono in mente già semplicemente adesso tanti posti, o sopra l'ombrellone se siete al mare. E tutto sarà più semplificato grazie a questi moschettoni, due inclusi in confezione, che ovviamente non sono validi per l'arrampicata, mi raccomando. Quindi potete andarlo a chiudere e adesso vi parlo del secondo pezzo, che è contenuto qui sempre dietro alle spalle del pannello e ha un apposito slot per poterlo incastrare per evitare che si vada a muovere durante il trasporto. Voi potete tirarlo fuori e ve lo faccio vedere. Un bel power bank da 41.600 mAh con integrato un inverter, sì, per poter convertire l'energia incamerata dal pannello solare e per renderla disponibile per qualsiasi tipo di dispositivo, ovviamente restando nel range di 200 watt massimo e 230 volt. Ovviamente il phone che ho utilizzato nel mix del video richiede un'energia molto superiore, infatti lo tenevo a minimo. Qualora lo avessi aumentato di potenza si sarebbe andato a staccare, per preservare la salute di entrambi i dispositivi. Questo power bank, chiamiamolo così in maniera riduttiva, però in realtà è un vero centro di informazioni ed è un micro computer, perché grazie al display noi possiamo vedere l'energia che stiamo introducendo, quindi che stiamo incamerando, e anche quella che stiamo emettendo. Oltre ad avere due uscite USB-A nella parte anteriore sotto il display, abbiamo di lato un'uscita USB-C che carica anche in fast charge, quindi è perfetta anche per lo smartphone. Ma il consiglio che vi do è addirittura di andare a collegare un caricatore con una multipresa da 160-140 watt. Poi magari i migliori ve li lascio linkati qui sotto in descrizione, così magari potete andare a prendere il kit completo. Quindi vi basterà prendere il vostro dispositivo, andarci ad attaccare un caricatore come questo, per esempio, che è da 140 watt Gun Power, con due uscite USB-C e un'uscita USB-A, che ci dà la possibilità di collegarvi tre dispositivi contemporaneamente, per sfruttare la tecnologia Gun Power e andare a caricare i nostri dispositivi in maniera veloce, corretta
e sicura. Quindi questa è sicuramente un'ottima soluzione. Anche di questo poi vi lascio ovviamente il link in descrizione. Per andare ad attivare la presa di corrente è molto semplice, perché dopo aver acceso il dispositivo, quindi vediamo che qui sul display è acceso, ci basta tenere premuto sull'apposito pulsante AC out, vedete, ad attivare la presa di corrente, anche indicata grazie al cambiamento del colore del LED di stato, che è passato da verde a rosso proprio per indicarci. Ma ce ne accorgiamo anche dal rumore che sentite, perché all'interno vi è un inverter integrato che consente quindi di cambiare la tipologia di corrente, e ai lati ha anche delle griglie di dissipazione del calore proprio per preservare la salute del dispositivo. Poi per spegnerlo basta andare a premere nuovamente sull'apposito pulsante AC out e poi si può spegnere tranquillamente il dispositivo dall'apposito pulsante. Oltre a questa funzione qui abbiamo addirittura un tappetino, chiamiamolo così, una zona wireless, e quindi funge da vero e proprio caricatore wireless. Mi viene un'idea, magari lo mettiamo fuori al balcone, fuori al terrazzo, sul tetto a caricare, quando sarà carico ce lo portiamo in casa e lo utilizziamo come power bank per tutta la famiglia. Potreste fare come ho fatto io, che magari mentre vedevo un film con lo smartphone e al tempo stesso lo ricaricavo con la presa USB-C, caricavo gli auricolari, o meglio il case degli auricolari Sony, qui sulla zona wireless, e quindi avevo la possibilità di fare un po' di tutto e tenere i dispositivi sempre carichi. Qualora aveste delle necessità differenti, in confezione troviamo anche diversi plug adattatori che, una volta collegati al cavo unico, ha questi testini, questi plug differenti per poterlo attaccare, quindi ad andare ad alimentare altri dispositivi, come magari per esempio un compressore per la tavola da sup, mi viene in mente, o anche tanti altri. Vi basta vedere questi che sono i plug inclusi in confezione. Qualora il sole non dovesse esserci, nessun problema, abbiamo il caricatore da muro e possiamo andarlo a ricaricare come se fosse un normale power bank o una centrale di ricarica portatile. Ragazzi, quindi le opzioni sono davvero tante, l'unico limite è solo la fantasia. Io di questo prodotto, come al solito, vi lascio il link qui sotto in descrizione, anche con un piccolo codice sconto che mi ha fornito il produttore, e quindi vi consiglio comunque sempre di andare a dargli un'occhiata, perché magari potrebbe essere una soluzione interessante per chi pratica sport all'aperto, per chi magari fa spesso outdoor o gite fuori porta, ma al tempo stesso anche per chi, come me, è amante semplicemente dell'energia rinnovabile, della green economy. Ragazzi, io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, vi sia servito. Vi invito come sempre a lasciarmi un like, iscrivervi al canale se non l'avete fatto ancora e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati se nuovi video usciranno ogni settimana o quasi. Da Fassi è tutto e spero di avervi dato la giusta carica. Al prossimo video. Ciao!